Bene, continua il tour di Dubertini Feeder. Dopo alcune tappe al centro-nord e l'esperienza in Carinzia, abbiamo deciso di visitare alcuni itinerari di pesca al centro-sud. Iniziamo quindi dall'Abruzzo, questa splendida regione che vanta il titolo di Regione Verde d'Europa perché in questo, con i suoi tre parchi nazionali, il Parco Nazionale d'Abruzzo, l'Azio Molise, il Parco Nazionale della Maiella, il Parco Nazionale del Gran Sasso e i Monti della Laga. Tra l'altro siamo qui a due passi dal massiccio del Gran Sasso, che è uno dei più imponenti dell'Appennino continentale, con il Monte Corno grande che supera addirittura i 2.900 metri. Oggi siamo sul lago di Barrea, un lago artificiale che vedete alle mie spalle. Questo lago è situato in provincia dell'Aquila ed è stato ricavato dallo sbarramento del fiume Sangro, nei pressi di Barrea, del paese Barrea da cui prende il punto il nome. Il lago ricopre una superficie di circa 300 ettari, sviluppata su una lunghezza di 4,6 km per 500 metri di larghezza ed è situato a circa 980 metri sul livello del mare, con una profondità massima di 31 metri, ma oggi Stefano credo che È nettamente inferiore il livello, purtroppo, e forse vedremo poi come andrà la giornata di pesca. Comunque, in speriamo bene. effetti davanti a noi siamo a circa un centinaio di metri da dove normalmente Si si pesca, pesca, sì. che poi potete vedere dalla zona dal prato praticamente. Normalmente si pesca sul prato e oggi siamo ben abbondantemente oltre il prato e quindi vediamo un po' se questa giornata normalmente darà i suoi frutti. Per raggiungere i comuni che costeggiano l'invaso, quindi appunto arrivare al lago di Barrea, esistono tre possibilità: da Castel di Sangro, da Pescasseroli o, se provenienti dal Lazio, dal valico di Forca d'Acero attraverso la superstrada Sola Pescasseroli. Per l'attività pescatoria naturalmente bisogna essere in possesso della licenza di pesca e in più bisogna munirsi di un permesso che viene rilasciato qui dall'ente parco dal costo di circa 15 euro per una giornata di 15 euro pesca. esattamente. Niente, faremo sicuramente una pesca di ricerca utilizzando il piombo, vedremo poi che grammatura, in base anche al fondale che troveremo, perché mi sembra che sia molto ciottoloso, quindi dovremo affrontare questa sessione di pesca in maniera diversa, magari facendo anche una coroncina di pallini che potrebbe essere utile per evitare l'incaglio sul fondo. Quindi vedremo, gireremo un po' le esche ammesse, Mais, mais, pellet. pellet, qualche verme, vedremo insomma cosa uscirà fuori. In questo lago naturalmente è vietata la pastorazione con i bigattini, è tollerata quella con la pastura, ma per questo motivo abbiamo deciso di affrontarla al metodo e con il bomb fishing, che è una tecnica che prevede l'utilizzo del piombo. È una montatura molto semplice, un attacco scorrevole su cui appunto inseriremo questa spallinata di piombini di 5 grammi circa. Un finale di circa 60-70 cm, a cui abbiamo poi collegato una pellet fai da te costruita con l'EA Form Machine allo Straberry, montata naturalmente su iRig. La lanceremo circa 15 metri da riva, quindi una pesca a corta distanza. E per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare le nuove Concept Light nella versione 11 piedi ad azione punta light.
una canna abbastanza morbida, con una zona veramente morbidissima, ottima per questo tipo di pesca, che prevede quindi zavorre dal peso contenuto. Ecco, l'altra tecnica, come ho detto prima, appunto qui la pasturazione è tollerata e per questo motivo non abbiamo effettuato una pasturazione preventiva e utilizzeremo solo un po' di pastura sul metodo innescato, un metodo quindi della serie Excel, sempre i Dubertini, a cui innescheremo un chicco di mais, ricordando sempre che appunto il bigattino è vietato, quindi sono consentite solo le esche naturali come il mais e il verme. Una cattura, devo tanto aspettare, una scaldola bella, bellissima scaldola. Finalmente una cattura anche per me, una scardola anche, evidentemente le tinche si sono trasformate in scardole, Giuseppe, che ne pensi tu? Probabilmente si è avvicinato un branco di scardole, un'altra partenza, stavolta sul method, innescato con un chicco di mais. Questa volta sulla Conscious Feeder 12 piedi. Medium light. Hanno sicuramente tardato ad entrare i pesci, però adesso sembra che siano. Stefano, stavolta è una tinca. Bellissimo pesce, speriamo che naturalmente sia entrato un bel branco e che le catture siano più frequenti. Con l'affondante UC6 dello 016 in bobina
dove poi ho messo uno shock leader dello 020 Delta Tanka Evo Silver, e come finali ho usato in alternativa il più più dello 016 oppure il Carbon Ghost dello 012. Ho usato l'amo numero 14 della serie 26. Una tocca sulla canna con il Method, il mais. È un bel pesce anche questo. Probabilmente sarà una scaldola, oggi veramente tantissime scaldole. Ecco, infatti è una scaldola. Adesso naturalmente ridiamo la libertà. Ho utilizzato la serie telica nella lunghezza 11 piedi con un casting di 10-40 grammi. È una canna parabolica, molto parabolica, morbida. È adatta alle minime toccate dei pesci particolarmente sospettosi come potrebbero essere i cavedani, che purtroppo oggi non sono usciti, però è una canna che comunque permette di pescare anche dei pesci di grossa mole, tipo le carpe o le tinche presenti in questo lago. Abbinato il Toda 6005, che ormai è diventato un compagno insostituibile nelle battute di pesca. È una bella scaldola. È un po' più piccola delle altre, però è comunque divertente. La nassa non è necessaria, in quanto il pesce va rilasciato immediatamente. La nassa si utilizza solo nelle competizioni, dove giustamente bisogna fare la pesatura finale, quindi anche in quel caso lì comunque vanno usate delle nasse di appropriata dimensione e lunghezza. La partenza è stata più decisa, probabilmente spero che sia una tinca. Ecco un'altra scardola. Lanciamo il nostro metodo e speriamo di riuscire a catturare un altro pesce. Siamo arrivati al termine di questa bellissima giornata di pesca. La giornata fino a poco tempo fa era bellissima, adesso sembra che sta cambiando il tempo, sì. Quindi è meglio che chiudiamo. Un breve cenno sull'attrezzatura che abbiamo utilizzato. Io ho utilizzato la Concept Feeder nella versione da 11 e 12 piedi, la 12 piedi medium light ad azione medium light, la 11 ad azione light.
abbiamo pescato naturalmente con il method, sicuramente il basso livello del lago, il fatto che comunque i bigattini qui sono vietati e la pasturazione, abbiamo usato pochissima pastura perché tra l'altro è vietata, però essendo tollerata l'abbiamo utilizzata solo per riempire i nostri pasturatori, sicuramente non è stata una pesca facile. Però comunque il pesce l'abbiamo comunque catturato, c'è tante bellissime scaldole, anche qualche bel esemplare di tinche, ci possiamo ritenere soddisfatti. Io naturalmente ho utilizzato appunto la concia perché saranno disponibili a breve, molto probabilmente per fine anno saranno già disponibili. Invece te, Stefano? Io ho usato la mia fida telica 11 piedi e come al solito mi ha dato delle ottime soddisfazioni, è una canna veramente eccezionale che garantisce la pesca dal pesce più sospettoso alle partenze repentine delle carpe, si possono gestire tranquillamente con questa canna. Beh, in effetti due ottimi attrezzi, come tra l'altro tutta la serie in casa Dubertini. Bene, noi naturalmente salutiamo gli amici telespettatori, diamo appuntamento alla prossima tappa di Dubertini Feed and Tour, che sarà naturalmente in un'altra splendida regione come confinante con l'Abruzzo, il Molise, sperando di potervi raccontare anche in quell'occasione una splendida giornata di pesca. Ciao a tutti, alla prossima!